Abbandonato, triste e magnifico, un giardino che si nutre di carne umana. Com'è piccola questa città in confronto all'altra, quella a cui viviamo. A noi occorrono grandi case, strade, piazze per le quattro generazioni che guardano il sole contemporaneamente, bevono l'acqua delle sorgenti, il vino dei vigneti, e mangiano il pane dei campi di grano. E per tutte le generazioni di morti, e per tutta l'umanità discesa fin qua giù, quasi niente, un pezzetto di terra, quasi niente. La terra li riprende, l'oblio li cancella. Addio. Oggi! Come sei? E che cosa ha fatto? Ha fatto... lo sai? Ha portato questo! Questo! Sì. E poi? E poi... si è inginocchiato, ha pregato! Come sempre! E poi ha letto la lapide.
a pianto, cercando il tuo nome, invocando il tuo nome. Ha fatto qualcosa di diverso. Ti prego, dimmelo, ti prego. Sì, è vero. Questa volta ha fatto qualcosa di diverso. Ha scritto come su delle pagine. Ha scritto una specie di diario. Sì, un diario. Un diario. Voglio chiedere un favore, ti prego. Un favore, ti prego. Ti prego. Sembra di aver fatto abbastanza di favori. Che rifiuti l'idea di essere morta! No, no, non è questo. Ti prego, prego, leggi quello che ho scritto sul diario. Va bene, va bene. Va bene. Caro amore, oggi ho rivisto la nostra camera, i nostri mobili, il nostro letto. Ho alzato gli occhi davanti alla grande specchiera dove tu, tutti i giorni prima di uscire, eri solita osservare la tua immagine, curare i tuoi capelli. Quella lastra d'argento ti aveva posseduta come me, posseduta quanto il mio sguardo appassionato. Mi sembrò di amare quello specchio. Lo toccai. Era gelido. Oh, il ricordo! Il ricordo, immagine dolorosa, immagine bruciante, immagine vivente, orribile immagine che fa soffrire mille torture. Felici gli uomini che hanno un cuore simile a uno specchio, dove tutto passa, tutto svanisce. Sono uscito e senza rendermene conto sono venuto qui da te e tu sei qui dentro la semplice tomba a imputridire, a marcire. Che orrore! No! 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 Non merito quelle parole! Ma cos'è quello che mi ha curato il petto di nascita? I capelli davanti allo specchio per un altro. Perché un altro potesse accarezzarmi e sentire il profumo della mia. Quella notte ero rimasta sola a casa. Come non approfittare di quel mese? Doveva. Doveva. Già appena fuori dall'uscio di casa, tutti vestiti bagnati, la spuma del mare fino a quasi la strada, l'acqua alta, ed io correvo, correvo, sì, correvo, lo desideravo tanto, sì, lo desideravo, e poi finalmente, le sue braccia, lo desideravo, un desiderio più forte del fuoco dell'inferno. Avrei voluto morire in quel momento, morire con l'amore, in mezzo alla tempesta di acqua, di sangue e di fango. Qualche giorno dopo, nella quiete della mia casa, solo qualche minuto, mi dava tregua, giorno e notte, con la febbre,
Quella notte era successo. Ma non solo quella notte. Forse tutte le notti. I morti escono dalle loro tombe e cercano di cancellare le scritte menzogniere sul marmo e riscrivere la loro verità con le loro dita ossute e grifanti. Ma la fredda pietra non accetta correzioni. E così i vivi continuano nell'illusione, quell'illusione che permette loro di vivere. Amò, fu amata, morì. La verità dei morti. Uscì di casa per tradire il suo amante. Prese freddo sotto la pioggia.